Con il curatore di questa mostra, Riccardo Passoni, che è anche direttore della GAM di Torino, da cui provengono queste opere. Ecco, continua questa collaborazione tra voi e la Fondazione CRC, si fa un passo indietro però questa volta? Certo, la collaborazione con la Cassa di Risparmio di Cuneo era andata molto bene lo scorso anno, lo ribadisco anche per questa edizione, c'era la possibilità di lavorare in piena autonomia e l'idea era quella di presentare un'altra porzione molto forte delle collezioni del nostro museo, c'è quella degli anni 50 italiani, e far capire appunto da quali premesse poi si dibatte la pop art nel decennio successivo. Insomma, l'idea era un pochino questa. Quindi che opere vedranno i visitatori, quale impatto, quale messaggio vuole trasmettere con questa mostra? Arte informale vuol dire da un lato cercare di affrancarsi dalla rappresentazione, vuol dire affrancarsi da un certo tipo di classicismo che era in qualche modo dettato legge negli anni fra le due guerre mondiali, e vuol dire collegarsi alle nuove stanze internazionali, francesi e parigine soprattutto, ma poi anche successivamente americane. L'idea appunto era quella di far vedere la ricchezza e l'intensità di un patrimonio che presenta opere di Burri, Fontana, Vedova, Capogrossi e tutti i protagonisti di quella stagione. Dopo l'esperienza dello scorso anno ripetiamo questa iniziativa. La GAM, Galleria d'Arte Moderna di Torino, è un'eccellenza a livello italiano e internazionale. Nei suoi cavò ci sono delle opere importantissime che spesso per la grande mole di opere non vengono conosciute. Abbiamo fatto una scelta importante, portare a Cuneo nella stagione autunnale per far sì che i nostri concittadini, ma i tanti turisti che ormai visitano la nostra città, possano ammirare un periodo dell'arte informale che tanto ha dato alla nostra arte. Ecco appunto, prima la pop art, adesso l'arte informale, a chi si rivolge in particolare questa mostra? Ma intanto visitare una mostra d'arte attiva il cervello, consente di vedere delle opere di una certa gradevolezza, come quelle che sono esposte qui, si riesce a comprendere come riuscire a fare arte negli anni 40 e negli anni 50 fosse stato per quell'epoca una rivoluzione, ed è qui che possiamo vedere le prime opere rivoluzionarie dell'epoca informale italiana.